Cari figlioletti miei, anche oggi sono con voi perché ho chiesto a mio figlio di mandarmi in mezzo a voi per restare in mezzo a voi, affinché io possa, come madre, condurvi verso mio figlio Gesù. Dico a voi, figli miei, è tempo di ritornare a Dio, affinché possiate essere portatori delle grazie che vi vengono concesse attraverso la mia venuta. Vi esorto, figli miei, a non sciupare questo tempo che Dio vi sta concedendo. Dico a voi che siete stati chiamati come apostoli. Non abbiate paura di testimoniare tutto ciò che Dio sta operando in voi. Figli miei, pregate affinché la preghiera diventi azione, perché la preghiera senza azione non porta frutto. E a voi, figlioli miei, che conoscete il frutto, vi esorto ad essere il sale della terra. Ora più che mai chiedo a ciascuno di voi di pregare affinché si realizzino i piani di Dio. È da tempo che vi chiedo di pregare per l'umanità. Il mondo ha bisogno di anime che si offrono totalmente per i fratelli. Figlioli miei, dico a voi che conoscete il suo amore, riversatelo a coloro che hanno bisogno dell'amore di Dio. E voi che desiderate essere apostoli ed evangelizzatori di questi tempi, proclamate la sua parola affinché con il vostro sì testimoniate che vivete per le cose del cielo. Pregate, 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 figlioli miei, e non abbiate paura di tutto ciò che state vivendo, ma vi esorto a guardare la croce, perché dalla croce sgorgano fiumi di grazie che possano liberare il vostro cuore dal male che vi opprime. Pregate, pregate, pregate. Vi benedico tutti.